Il vero dramma è che da un certo punto in poi la banca ha cominciato a trasformarsi in qualcosa di diverso, con acquisizione di altre realtà come a Puglia, con lo spostamento all'est. Si è cominciato a prendere aerei per gli spostamenti del management da Montebelluna a Roma, l'idea che si sia perso il senso delle proporzioni. Per il sindaco della città dove è nata Veneto Banca è stata la mania di grandezza dei vertici a spingere l'istituto di credito verso il baratro. E racconta così come la dirigenza si rapportava con sindaci e rappresentanti locali. Io mi ricordo l'imbarazzo nell'andare come sindaco appena eletto all'assemblea dei soci a Venegazzù, perché i politici, specialmente locali, erano visti come dei parvenu. Cosa fate qua? Lunedì inizierà l'era Atlante e i sindaci vogliono farsi sentire. E qui i sindaci si stanno muovendo, che è quello di sollecitare i futuri vertici di Veneto Banca, che avranno il compito di rilanciare l'istituto, ad prestare attenzione ai piccoli risparmiatori. Sappiamo già che pensare di recuperare il perduto è impensabile, ma almeno un indennizzo per coloro che sono in situazioni di maggior difficoltà è da concepire se l'istituto tornerà a fare utili. Intanto, con Vincenzo Consoli ai domiciliari e migliaia di concittadini sul lastrico, Favero chiede invece alla legge di verificare i conti di Veneto Banca. E sul serio, tutti i crediti sono diventati sofferenze, da sofferenze incagli? Quella parte di crediti che appartiene alla dimensione immobiliare veramente va svalutata in quelle dimensioni? Allora, su queste questioni è bene che la magistratura indaghi a 360 gradi. E non è l'unica richiesta della comunità di Montebelluna e non solo ai magistrati. Il minimo che si possa pretendere è quello che venga fatta chiarezza sulle responsabilità. Se mi permettete, magari non solo a livello locale dei vertici di Veneto Banca, ma anche a livello nazionale, certo. Perché la grande domanda che è lecito porsi è come mai Veneto Banca ha superato 3 anni fa, 2 anni fa, tutta una serie di test di verifica, compreso uno stress test della BCE?